Cari amici, approfitto di un trasferimento, sono a Roma, per lavoro e quindi ho campo e adesso me ne torno a dormire in una località protetta e segreta vicino Roma, protetta dal fatto che non c'è campo, perché a quanto mi è sembrato di capire non è previsto che in questa località turistica ci siano dei turisti con i loro telefonini, quindi quando sono tutti lì c'è qualche problema di ingorgo e la banda, diciamo così, non reagisce, quindi non posso far dirette, non posso sfogarmi come si sta sfogando quel leone in gabbia che è il collega Borghi Claudio della Camera Bassa. Io, diciamo così, mi dedico ad altre attività e faccio il pendolare. So che Claudio sta facendo uno sforzo meritorio al quale vorrei aggiungermi, ma non posso, per ripercorrere, approfittando della maggiore visibilità sia dei temi economici, perché insomma è chiaro che la crisi non era mai stata risolta, ma adesso si è aggravata, sia della maggiore visibilità anche della sua stessa persona, in quanto l'ingresso in politica e anche, come dire, le strategie un po' sciocchine e in questo senso controproducenti di certi media che non sanno gestire, secondo me, in modo funzionale le strategie comunicative, perché insomma è chiaro che se tu crei un mostro poi la gente lo va a vedere e magari si accorge che non è un mostro ma è uno che si mette lì a spiegare con dedizione e buonsenso il funzionamento dell'economia, avendo peraltro una ragguardevole esperienza in questo campo, anzi direi una poderosa esperienza in questo campo, per usare il lessico del nostro primo ministro, che il Signore lo abbia quanto prima nella sua santa e degna guardia. E quindi, diciamo, approfitto di questo rapido tuffo, diciamo così, nelle onde herziane di Roma per intrattenermi con voi. Sono vivo, la salute va bene, spero altrettanto di voi. Ci sarebbero molti fatti da commentare. Diciamo che il tema dell'emergenza democratica comincia a prendere una certa consistenza, inquietante, ma non è esattamente di questo che voglio parlarvi. Voglio parlarvi intanto di un dettaglio che non saprei se definire macabro o umoristico. Come avrete probabilmente visto, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha creato un gruppo di lavoro che dovrà fare con funzione, diciamo, consultiva, insomma, in senso lato di indirizzo, assistere i governi europei nella ristrutturazione dei sistemi sanitari nell'era post-Covid, quindi DC non nel senso di dopo Cristo ma nel senso di dopo Covid. E la cosa che tutto sommato fa ridere, però è macabra, è che a presiedere questo comitato è stato chiamato il collega senatore Mario Monti. Ora, diciamo, non è che uno ne voglia fare un fatto personale, questo è un fatto puramente politico. Il collega senatore Mario Monti è quello che ha, diciamo, cospicuamente, o per meglio dire poderosamente, contribuito con le sue politiche, come è noto, a quella stagione di smantellamento della sanità pubblica italiana in nome dell'austerità che tutti ricordiamo e che poi è stata gestita con l'appoggio esterno o addirittura con la diretta partecipazione del PD, che poi ha espresso la maggior parte dei primi ministri che hanno portato a termine questa agenda. Le agende, per chi conosce, diciamo, i film dell'ispettore Callaghan,
sa che se io dico che diciamo le agende ognuno ha le sue, si ricorderanno i cinefili il noto passo di un film dell'ispettore Callaghan: le agende ognuno ha le sue. Quella del senatore Monti si basava su un equivoco. L'equivoco è stato peraltro, con onestà intellettuale e anche forse con una certa fresca naivete che in qualche modo contrasta con la figura veneranda, insomma austera, di questa persona saggia che aggiunge alla saggezza che viene da un percorso professionale, anche quella che viene dall'esperienza della vita, insomma questa veneranda Canizie, ma si concilia con l'ingenuità dell'intervista alla CNN in cui lui disse di aver distrutto la domanda interna per favorire il riallineamento delle importazioni alle esportazioni. Sapete che se vi tolgono soldi dalle tasche non comprate più né beni nazionali né beni esteri, e non comprando beni esteri favorite il riequilibrio della bilancia dei pagamenti, ma che lui lo aveva fatto perché adesso ci sarebbe dovuta essere una gigantesca operazione di domanda da parte degli altri paesi europei che avrebbero, in particolare la Germania, sostenuto comprando facendo investimenti eccetera eccetera tutta la economia dell'intera Unione Europea e dell'Eurozona in particolare. Quindi il senatore Monti era convinto di questo, cioè era convinto in buona sostanza del fatto che chi ci consigliava l'austerità da Bruxelles ce la consigliasse per il nostro bene e che avrebbe fatto il possibile per eliminare i dannosi effetti collaterali dell'austerità. Dannosi effetti collaterali dell'austerità che, come noi avevamo da tempo messo in guardia, si sarebbero anche contati in numero di morti, non solo quelli che si sono appesi nel loro capannone, non solo quelli che in qualche modo hanno posto fine ai loro giorni nella disperazione delle ristrettezze economiche, ma anche quelli che le oggettive condizioni di fragilità sistemica determinate dalle politiche di austerità si sarebbero naturalmente presentati a fronte di eventi naturali avversi, anche non necessariamente gravi come quello pandemico. Questa mia affermazione è suffragata da studi scientifici. Per esempio, se voi vi andate a cercare su internet, magari poi ve lo metto in qualche modo a disposizione su Telegram, vi ricordo il canale Telegram, c'è uno studio di tal Franz Prante e altri due coautori, finanziato dalla Friedrich Ebert Stiftung, dalla fondazione Friedrich Ebert tedesca, e pubblicato su rivista scientifica, il cui titolo è sostanzialmente dice decenni di sottofinanziamento del sistema sanitario hanno reso l'Italia molto fragile di fronte alla crisi del Covid. Questo è il titolo e questo è tutto l'articolo. L'articolo poi fa vedere i numeri, fa vedere dei confronti internazionali, è molto interessante, ma insomma è quello che sapete voi. Vi sarete pure accorti che a un certo punto avete cominciato a pagare ticket, che le liste di attesa si allungavano, eccetera, 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 eccetera. Protagonista di questa stagione è il PD, che adesso vuole essere, improvvisamente, non si sa perché, si presenta come il protagonista di questo rinascimento della sanità pubblica italiana, peraltro chiedendo il MES un giorno sì e l'altro pure, ma con argomenti intrinsecamente pericolosi. Oggi, per esempio, sul giornale ho intravisto che oggi, secondo Gualtieri, ricominciano a esserci, secondo lui, problemi di liquidità per l'Italia tali da giustificare il ricorso a prestiti di questo tipo. Non so che cosa pensare di un ministro che dice ai giornali cose diverse da quelle che dice in audizione. Vi ricordate che quando è venuto in audizione gli abbiamo fatto mettere a verbale che l'Italia ha problemi di liquidità, non ne ha, e quindi conseguentemente che il ricorso al MES è insensato sotto il profilo strettamente finanziario, ma insomma questa è la situazione. Un dettaglio molto divertente, qui torno sul dettaglio da cui siamo partiti, cioè quello che il protagonista, il simbolo, in qualche caso anche nella penna o nel pennello di alcuni disegnatori, la caricatura dell'austerità, cioè il collega Monti, sia quello incaricato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità di
scusate, forse avete visto, c'è stata un'interruzione perché mi hanno telefonato, vabbè. Allora, stavamo parlando del Decuius, che appunto adesso si atteggia a salvatore della sanità pubblica. Questa cosa non fa ridere, però non stupisce da parte dell'OMS. Vorrei ricordare in quali e quanti modi l'OMS ha allietato, si fa per dire, il nostro lockdown. Lo ha allietato, per esempio, prima dicendo che le mascherine non erano essenziali e poi invece abbiamo capito che erano essenziali. Lo ha allietato aspettando marzo per dichiarare la pandemia, quando invece risulta che loro avessero molte più informazioni di noi su quello che stava succedendo in Cina e che quindi forse avrebbero dovuto essere un pochino più preoccupati e aiutare magari anche noi a preoccuparci, a prevenire, diciamo così, gli eventi che poi si sono verificati. Lo ha dimostrato prima proibendo e poi di nuovo permettendo l'uso dell'idrossiclorochina, che adesso mi pare di capire, di intuire, che sia diventata parte del protocollo terapeutico per il trattamento della Covid-19. Apro e chiudo una parentesi per dire che ovviamente a agosto ne sappiamo più che a febbraio, e in particolare abbiamo imparato che esistono tutta una serie di terapie, alcune le abbiamo imparate, ne abbiamo ravvisato l'utilità facendo delle autopsie che, per motivi che ancora non sono chiari perché i verbali del Comitato Tecnico Scientifico sono stati desecretati solo in parte, erano state in qualche modo le autopsie inibite, se non addirittura proibite, ma ha avuto anche un atteggiamento oscillante sul tema degli asintomatici. Ora è chiaro che se una cosa si trasmette attraverso le goccioline e tu, diciamo, attraverso lo starnuto, se tu sei asintomatico e quindi non starnutisci, forse, chissà, forse magari sei meno contagioso che se sei asintomatico e starnutisci. No, mi sembra una cosa di buon senso, però io non sono un grande scienziato come quello dell'OMS e ne sono ben lieto, perché devo dire che il simpatico pronipote della regina di Saba, l'etiope, non mi ricordo mai come si chiama, un nome molto complicato, che la guida, è qualcuno che ti fa sembrare Peter Sellers nelle sue migliori interpretazioni, James Bond, cioè, voglio dire, cioè, più gaffe scientifico, politico, comportamentali, più atteggiamenti inopportuni, più di quelli che ha avuto lui, tant'è che appunto, come sapete, ci sono anche dei governi che abbastanza legittimamente hanno parlato di smettere di finanziare un'organizzazione di questo tipo sulla base di un principio che io vorrei affermare qui e rivendicare e condividere con voi per vedere se vi convince. Cioè, la mia idea personale in questo, diciamo così, mare magno di anti-italianismo in cui siamo immersi, tale per cui per l'intellettuale organico italiano, organico al PD ovviamente, il principale vantaggio del MES è che così qualcuno sorveglierebbe come spendiamo i nostri soldi. A me sembra che invece, tutto sommato, se il problema è sbagliare, ci riusciamo benissimo da soli. Noi abbiamo sbagliato e onestamente lo dico, io sapete che tendenzialmente, anche per un fatto umano dal quale devo guardarmi, perché sono stato profondamente deluso umanamente dalla sua persona, dal suo comportamento, dalla sua compulsione a mentire, io vorrei, in teoria, sarei molto critico e coglierei in teoria ogni occasione per dare addosso al presidente Conte, ma il presidente Conte, alcuni dei suoi, diciamo, dei suoi revirement, almeno cambiamenti di indirizzo, delle sue inversioni a uno, sono anche stati dovuti a messaggi sbagliati ricevuti da questa organizzazione internazionale. Allora qui il problema si pone: è meglio sbagliare da sé o sbagliare perché ti fa sbagliare un altro? Secondo me la risposta è che è meglio sbagliare da sé, per un motivo molto semplice: dai propri errori si impara e si è anche responsabili di essi, per cui un paese, un corpo elettorale, se vengono commessi degli errori, diciamo così, in autonomia, è poi in grado di prendere delle decisioni.
dagli errori degli altri si impara di meno e soprattutto non sono gestibili più di tanto in termini politici, nel senso che oggettivamente se vengono emanate delle linee guida mondiali farlocche e i paesi aderiscono, beh, insomma, il tema politico diventa sempre ma io però stavo seguendo le linee guida mondiali farlocche, no? Quindi c'è sempre una scappatoia per i governi che hanno agito senza realizzare e senza tutelare gli interessi dei cittadini. Questo si pone a tanti livelli, cioè vorrei dire che la storia dell'Italia è una storia di successi e di errori, ma negli errori abbiamo dimostrato di non aver bisogno di aiuto e onestamente neanche nei successi, quindi non riesco proprio a convivere serenamente con questo atteggiamento tale per cui sì, però che male c'è se qualcuno ci controlla, sì, però anzi è opportuno che gli altri ci controllino, perché fra l'altro secondo me questo atteggiamento apre a una serie di come dire, dinamiche divisive del dibattito che in questo momento sinceramente non ci aiutano. Continuiamo a essere convinti, almeno a quello che sembra di capire dal dibattito, che esista uno scrigno, un forziere in Europa pieno di soldi. Come sapete non è così, la stampa internazionale, diciamo quella che è sempre ideologicamente orientata, che come sapete personalmente non trovo un grande paradigma di correttezza intellettuale ed etica, ma che comunque non può permettersi più di tanto di dire fregnacce come la stampa sovvenzionata in perdita, diciamo, che ci è toccata in sorte in questo meraviglioso paese, già si sta interrogando sul vero tema, cioè l'Europa, per quanto bella sia o voglia presentarsi, per quanto si imbelletti con il sorriso della signora von der Leyen che ci dice che l'Europa forte ha bisogno di un'Italia forte e diciamo così simili slogan da dentifricio, insomma, questa Europa qui riuscirà a raccogliere sui mercati tutti i soldi che ha promesso di dare a vario titolo agli stati? Perché c'è anche questo tema qua, cioè c'è il tema che alla fine se non intervengono le banche centrali e qui non interviene la BCE non si va da nessuna parte. Ed eccoci qua, siamo tornati quindi al solito punto, visto che tanto alla fine la risposta in termini finanziari dovrà essere una risposta data dalle banche centrali, non si capisce esattamente il fondamento di questa ansia di sottoporre a controllo, i singoli paesi, ma in realtà uno, il nostro. Non si capisce neanche perché non venga mai, e dico, sottolineo, mai sollevato nel dibattito il tema del controllare noi che cosa succede, visto che noi siamo dei contribuenti netti al progetto europeo, lo siamo e lo saremo anche nella nuova versione del bilancio, perché non ci poniamo mai il problema di andare noi a controllare che cosa succede negli altri paesi che in questo momento sono scossi da scandali finanziari, pensate alla Germania, andatevi a cercare Wirecard, W-I-R-E-C-A-R-D, ecco, e a vedere che cosa sta succedendo lì. Paesi che hanno degli indicatori macroeconomici che segnalano delle fragilità importanti. Voglio ricordarvi per esempio che in Olanda il rapporto fra il debito delle famiglie e il reddito netto delle famiglie è oltre il 200%, cioè lì ci sono situazioni di fragilità finanziaria oggettiva importanti. Io che cosa vi devo dire? Se non pensassi al paese, ma pensassi insomma al mio partito, con grande cinismo rinuncerei anche a dirvi queste cose, perché adesso vi spiego quello che molto verosimilmente succederà, quello che mi sembra lo scenario più plausibile. Il PD, con la consueta leggerezza, si lascerà intrappolare in una serie di accordi derivanti da questi strumenti di prestito, e quindi il MES, eccetera, eccetera. Dopodiché, naturalmente, arriverà il momento, attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
di attuare le famose riforme in questo meraviglioso riformatorio europeo, dove per definizione noi siamo i discoli, non si sa perché. Una di queste riforme sarà la revisione delle rendite catastali e quindi fondamentalmente, vado a stringere, l'aumento dell'IMU. E allora lì assisteremo a una cosa, diciamo così, meravigliosa. Voi che mi ascoltate, se riesco a spiegarmi, spero di riuscirci, non sarete sorpresi. Tutti i commentatori saranno ovviamente sorpresi sui giornaloni, sulle corazzate Potemkin dell'informazione, perché succederà una cosa molto semplice, che i rivoluzionari da ZTL, che sono, diciamo, quelli che ancora votano il PD, perché guardate per esempio quando andate in Emilia Romagna, il PD votato nei tre centri urbani principali, Bologna, Modena, Reggio, meno a Piacenza, per niente a Ferrara e per nientissimo fuori dai grandi centri urbani, dove la gente ha sperimentato la natura fallimentare e aggressiva verso la popolazione delle politiche che il PD ha propugnato, perché se tu sei in un paesino piccolo devi fare ore per arrivare al prossimo ospedale, tu il PD giustamente non lo rivoti, e quindi al PD rimangono, diciamo, le Stalingrado del PD sono le ZTL, che sono, come dire, esattamente come era a suo tempo Stalingrado, diciamo, Volgograd, degli ambienti un po' circoscritti. Quando quelli che abitano in queste piccole Stalingrado e pensano di essere al sicuro perché sono magari lavoratori dipendenti con profili professionali interessanti, quindi non sono stati particolarmente colpiti dalla crisi e quindi poi hanno la casetta di proprietà, eccetera eccetera, quando cominceranno a succhiargli il sangue attraverso questo discorso dell'IMU, è lì forse insomma, non è che si può chiedere a tutti grande empatia, la compassione, cioè il sentire, il soffrire con gli altri, che è un pezzo della santità, un pezzo della beatitudine, quella vera, non la vostra, insomma, non è obbligatoria, è facoltativa, c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. La mia impressione è che la caratteristica antropologica più rilevante del PDino sia la grettezza, cioè il fatto che finché non è attaccato lui nel suo fottuto portafoglio, gli occhi non li apre. E però, ahimè, per conseguenza di scelte dei caporioni del suo partito, il PDino, che ci ascolti in questo momento o che non ci ascolti, sarà toccato nel suo fottuto portafoglio e quindi aprirà gli occhi. E allora io preferirei evitare questo al PDino. Perché? Perché non è che poi l'IMU è ad personam, ve la beccate anche voi. Io vorrei che venisse fatto un discorso di solidarietà, di unità, di strategia nazionale di fronte alle richieste esose e inutili, sostanzialmente vessatorie, di chi ci sta, di chi sta tentando di colonizzarci. Lo vorrei, sarebbe una mia aspirazione, però purtroppo questo discorso di unità, di solidarietà nazionale non si può fare. E allora, amici cari, aspettiamo il momento in cui anche quelli che si credono furbi, che si credono evoluti, che disprezzano i loro concittadini perché li ritengono dei buzzurri che votano Lega e quindi così sono dei minus abens, saranno toccati anche loro, apriranno gli occhietti. E allora, per i vari Bonaccini o quello che è in giro per l'Italia, non ce ne sarà più, perché è inutile che tu, diciamo così, mi passi una stagione politica a chiudere ospedali, poi un'altra a riaprirli pensando di cavartela. Ti sei messo in un meccanismo che ti stritolerà. Ti è stato detto, io personalmente te l'ho detto prima da sinistra, continuo a dirtelo da destra, e non è che ce n'hai per molto tempo, quindi goditi la vita e aspetta l'inevitabile avvento di una maggioranza conservatrice. Ecco, vabbè, questi sono, diciamo, due divagazioni attorno al tema, il MES e le sue più immediate conseguenze. Adesso vorrei allungarmi su un'altra cosa, ma penso che vi lascerò perché devo rispondere alle telefonate che sto ricevendo, e quindi vi auguro un ottimo proseguimento di serata.
presto riavremo campo e presto potremo parlare anche di altre cose, per esempio dello scandalo del dossieraggio, che rappresenta dal mio punto di vista non solo un enorme scandalo che ovviamente non mancherà di avere delle conseguenze, perché a questo punto è opportuno che i responsabili, diciamo così, emergano, e peraltro, visto che c'è la trasparenza, basta andare sul sito dell'INPS per vedere chi sono, ma non è tanto questo il punto. Per me è soprattutto una gravissima sconfitta culturale che ci fa capire quanto sia importante, oltre alle basi dell'economia, insistere sulle basi della civile convivenza, della civiltà e della politica, di tutto quello in cui i nostri simpatici colleghi, come io vi avevo detto tanto tempo fa, stanno portando l'assoluto degrado, un degrado che non fa bene a nessuno, perché loro saranno spazzati via, a cominciare dalle prossime elezioni regionali, ma purtroppo il degrado, i riflessi pavloviani che hanno seminato nell'elettorato non scompariranno con loro, perché loro hanno introdotto nella mente degli italiani più fragili dal punto di vista emotivo, perché più colpiti dalla crisi, un'idea profondamente sbagliata, cioè quella che dei rappresentanti del popolo più deboli e più aggredibili possano fare meglio gli interessi del popolo di rappresentanti del popolo più forti e meno aggredibili. Allora, insomma, si è parlato tantissimo di questa storia e se ne parlerà ancora tanto, delle indennità, non entro in questo, ma voi vi ricordate il fatto che ci sono delle chat di magistrati che si dicono Salvini ha ragione ma adesso dobbiamo attaccarlo, no? Ma quello che sta succedendo in questi giorni è un salto di qualità, cioè siamo passati da una sinistra che fa politica pilotando le sentenze sostanzialmente, a una sinistra che fa politica utilizzando non la magistratura ma, diciamo, il potere esecutivo, le articolazioni del potere esecutivo, l'amministrazione dello Stato per dossierare. Un'unica persona, cioè poche persone hanno messo in evidenza questo, Guido Crosetto, soprattutto Daniele Capezzone. Se si entra nella strada del dossieraggio in un mondo in cui l'informatica, diciamo così, permea la nostra vita, si percorre una strada veramente molto scivolosa e molto pericolosa per la coesione sociale del paese. Perché non si sa dove si può andare a finire. Tutto sta a, diciamo, dove vuoi mettere o far finta di mettere l'asticella della morale. Morale che sostituisci alla legge, perché fondamentalmente sei, diciamo, privo di quella cultura giuridica che noi avremmo ereditato in teoria dai nostri avi romani, ma che si sta ovviamente sbriciolando nel contatto fra il nostro sistema giuridico e quello dei barbari del nord, tutto basato sulla consuetudine, tutto basato sulla cosiddetta soft law, sulla legge morbida. E quindi non c'è molta differenza fra un presidente del Consiglio che, diciamo così, governa il paese a colpi di conferenza stampa, non so se ci avete fatto caso, e una commissione europea che pretende di governare cose come i prestiti del MES con una lettera, o appunto anche lì con una press conference, con una conferenza stampa. Cioè, siamo sempre lì, questi vi parlano di regole, ma poi queste regole non sono mai particolarmente, diciamo, la volontà di inciderle o non inciderle nel marmo non si vede, e già questo lascia presumere una mens rea. Però questi argomenti sono argomenti molto molto complessi, sono argomenti che vanno gestiti con grande serenità, proprio perché noi non vogliamo portare la barbarie nella vita politica, nel confronto politico. Noi vorremmo che fosse possibile parlare di politica argomentando con temi politici, quindi proponendo dei percorsi in alternativa a quelli proposti da altri partiti e valutandoli. Qua invece si sta entrando su un altro tipo di valutazione e di confronto.
che è, diciamo così, meta politico. Perché non si vuole la politica? Perché si vuole l'antipolitica. L'antipolitica divorerà se stessa, verrà ovviamente spazzata via alle prossime elezioni, ma lascerà un campo di macerie su cui dobbiamo ricostruire un minimo di normale, di civile convivenza democratica. Vabbè, è un programma enorme, siamo passati per periodi forse ugualmente bui rispetto a questo, non credo, questo mi sembra particolarmente buio anche in prospettiva storica, anche perché si presenta in un modo tale, insomma il modo in cui la democrazia è sotto attacco in questo preciso momento è un modo abbastanza insidioso, quindi non tutti credo che ne siano consapevoli, però insomma dobbiamo anche guardare avanti forti delle nostre ragioni. Noi vogliamo la libertà, noi vogliamo l'indipendenza, vogliamo quello che storicamente i popoli hanno sempre voluto, per cui hanno lottato, e la storia ci racconta che insomma qualche volta hanno perso, ma molte volte hanno anche vinto, e così sarà naturalmente anche di noi. Adesso vi lascio veramente e spero di potervi sentire presto per parlarvi di quelle cose tecniche che vi piacciono tanto per motivi a me assolutamente incomprensibili. Buona serata.